Nello scacchiere di centrosinistra, in attesa che il PD rompa gli indugi, qualcosa inizia a muoversi. Sotto il cartello di Patto per l'Aquila, Italia dei Valori, Partito Socialista, Liberali e Centro per l'Aquila hanno presentato il loro progetto politico in vista delle amministrative 2017. Lavoro e legalità saranno le due parole chiave del loro programma, che partirà, dicono, dalle esigenze della popolazione attraverso una campagna di ascolto. Non sfugge che la formazione contiene partiti scontenti e critici verso quella maggioranza con cui governano o hanno governato. Si dicono aperti al confronto con tutti, purché il candidato sindaco sia di discontinuità rispetto all'attuale amministrazione e, stando al profilo tracciato, il vice sindaco Trifoggi potrebbe essere più che un'ipotesi. È di un'aggregazione aperta a tutte le energie buone e positive, alle personalità che vogliono mettersi a disposizione di questo progetto di cambiamento e di concretezza amministrativa. È chiaro che il lavoro in questa città è la priorità assoluta, quindi noi dobbiamo mettere in campo tutte quelle iniziative che consentono ai cittadini di rimanere, ai giovani di rimanere in questa città, e per farlo abbiamo proposto già alcune iniziative. E naturalmente tutto questo che ruota intorno al binomio lavoro-legalità deve vedere la partecipazione dei cittadini dal basso. Nessuna proposta o candidatura calata dall'alto o frutto di giochi interni ai partiti, deve essere una candidatura interprete, capace di interpretare le istanze di cambiamento, di pulizia e di efficienza amministrativa, e noi credo possiamo tranquillamente andare avanti in questa direzione. Sulla possibilità invece di partecipare alle primarie di centrosinistra, il segretario regionale del DV è stato chiaro. Le primarie, chi le ha proposte non le sta più proponendo, il tempo passa, evidentemente non siamo più in grado di farlo e quindi nessuno ci ha mai sollecitato a questo. Noi siamo pronti a confrontarci con tutti partendo dal campo progressista, però è chiaro che penso che chi ha proposto le proposte le primarie non intenda più farle, perché diversamente avrebbe già avviato il percorso.